la prima uscita delle ragazze, la prima uscita, diciamo che è una delle più belle, è in costume, dunque avrete subito in mano la situazione. Giurati, siete pronti? Questo sì con la testa e queste no, vedo un sì con la testa. Iniziamo, benvenuti a Riva Ligure, un bel applauso alle ragazze che sono dietro e a questa serata di bellezza dedicata alla Riviera. E arriviamo alle ultime due concorrenti, la numero 9, Elena Dresti, 16 anni, di Narzole, in provincia di Cuneo, a Tuni. E proseguiamo con la numero 10, Imeriana Foti, 19 anni, di Bordighera. Anche per loro, dai, li vedo molto attenti, insieme per voi, con un abbraccio simbolico, se qualcuno dovrebbe abbracciarle, ma non si può. Grazie ragazze, grazie, facciamo un applauso invece grande un po' per tutte che sono uscite. Bello caloroso. La seconda uscita delle tre in totale. Questa volta andiamo in un'uscita casual, come le ragazze amano sentirsi bene. Casual, proprio la parola esprime bene come saranno vestite. Però ognuno, diciamo così, ha un po' il proprio gusto personale. Signori, io mi metto qui su un fianco, lato, e andiamo a vedere la seconda uscita casual. Andiamo alla numero 9, Elena Dresti. Anche lei, 16 anni, di Narzole, provincia di Cuneo, e qui salutiamo tutti i piemontesi. E arriva, segue la numero 10, l'ultima, Imeriana Foti. Imeriana Foti, 19 anni, di Bordighera. Elena Dresti, in passerella. Tra l'altro quest'anno, già un anno e mezzo, è tornato anche di moda il quadretto. Una messa in soffitta, abbiamo rispolverato anche il quadretto, vero? Ora viene in mente il tempo dei paninari. Ti ricordi, Mario Piccioni? I paninari di una volta, Raio Leari, El Charro, il bomber, sì. Bel applauso, brave ragazze. Belle, compito molto difficile per la nostra giuria, Bene. Le avete viste anche in versione casual, sta con loro anche così, per conoscerle meglio, capire quali sono magari il loro sogno nel cassetto, se ce l'hanno, io dico di sì. Oh, andiamo con il numero 9, Elena Dresti. Elena, ciao Elena. Elena, stammi lontano che sai fare. Quanto sei alta, Elena? 1,75. Beata te. Allora, Elena Dresti, 16 anni? Sì, va bene, faccio 17 ottobre, però... Ah beh, cioè mica, sei ancora piccolina, sì, non dirlo troppo forte, che il tacco c'è. Allora, senti un pochino, sei di Narzole, Cuneo, e qua facciamo un applauso ai piemontesi, dove sono? Oh, è Mario, quando dico piemontesi, zona di Cuneo, devo dire che Radio 103, è vero? Bene, allora, senti un pochino, Elena Dresti, sei molto giovane, hai già idee chiare di cosa vuoi fare? Ma penso alla professoressa di matematica, perché mi piace tanto contare i calcoli. Li adoro, a differenza di tanti altri che non la odiano veramente. No. Ti piace fare i calcoli, cioè porta, cioè, tu vai in giro e quando vai in un negozio, cioè, non so, cioè ti piace proprio fare i conti, non è mai successo di avere una che ti piace fare i calcoli, è bella questa cosa. Sei fidanzata? Sì, pure decisa. E qua, quant'è? Ti ha accompagnato? No, è lontano, è in Sicilia. Ah, oh, e come fate? Ma cioè, è andato un mese al mare, poi torna. Ah, in vacanza in Sicilia, ma è qua, in realtà vive qui, nel tuo paese? Sì, lì vicino. A lui gli piace la matematica? Sì, ha fatto lo scientifico. Chissà che casino in quella casa. Passami un 4x5 di pasta. Va bene, Elena Dresti, 16 anni, Narzole, Cuneo, grazie. Grazie, vi fate venire il cicolo, ma va bene lo stesso.
Eccole qua, ragazze, se volete fare una passerella con Simon Jay, un bello stacco musicale, le nostre ragazze in versione casual, avete sentito anche dalla loro viva voce chi sono, quali sono i loro sogni. E così la nostra giuria ha qualche elemento in più per poter così valutare meglio le nostre ragazze. Con un applauso la accogliete in abito da sera per la terza ed ultima uscita. Andiamo al numero 9, Elena Dresti, 16 anni, di Narzole, Cuneo. Gliene avrei dato anche 17. Un pubblico molto attento, devo dire, eh? Arriva Ligure molto attento. Eh sì, sulla bellezza non si scherza, ragazzi. E andiamo alla numero 10. Devo dire davvero tutte molto carine, tutte molto belle ragazze. Comunque vada, come dicono, Sanremo sarà un successo. Infatti il gran finale, stavo già ricordando che sarà il 18 di agosto in piazza Borea Dolmo a Sanremo. Vi vogliamo tutti presenti, davvero, se potete venite a vedere questa bella finale di Miss La Riviera. Eccole per voi! Questa è l'ultima, signori, uscita. Con un applauso che le accompagna dietro le quinte. Ormai ragazze, tutto ciò che era da fare è stato fatto. Dunque il sorriso, lo stile, la camminata. Brave, davvero, molto belle. Giuria, un compito difficile. Io non so se tra il pubblico avete le idee chiare su chi potrebbe essere vincitrice. Numero 9, arriva Elena Dresti, 16 anni, di Nerzole, provincia di Cuneo. Sento le mani. E col numero 10 entra in scena l'ultima, ma non l'ultima, Iveriana Foti, 19 anni, di Bordighera. Quadro con tutte le nostre 10 ragazze in gara questa sera per la semifinale di Miss La Riviera. Un applauso forte, forte, lo voglio sentire. Eccole! Antiche cantine Dogliotti dal 1870, vendita vino sfuso e imbottigliato di produzione propria e prodotti tipici piemontesi e liguri. Nuovo punto vendita a Bordighera in via Libertà 29. Sono presenti sul sito del concorso www.misslariviera.com. Visitatelo, mi raccomando, grazie. Iniziamo a entrare in feeling perché la pausa fa partire l'applauso. Io non vi ho ricordato, ma ora è il momento di farlo, che esiste anche Miss Web. A Sanremo, in piazza Borea Dolmo, il titolo di Miss Web, ed è un titolo molto importante. Dunque mi raccomando anche voi. Sabato in questa piazza la sagra e poi il 19 dietro le quinte di una canzone con Gatto Panceri. Poi la prossima settimana tanti altri eventi, credo che ce ne sia per tutti i gusti e per tutti i colori. Stasera avete dimostrato comunque di essere all'altezza di fare uno spettacolo divertente, simpatico, variegato e variopinto. Dico che chi sarà Miss Riva Ligure avrà l'onore di partecipare sul carro fiorito di Riva Ligure a Sanremo in Fiore 2013 e quindi un altro regalo che l'amministrazione vuol fare anche a chi questa sera si è contraddistinta in questa semifinale di Miss La Riviera. Grazie di tutto e a questo punto, dopo Miss La Riviera, vi dico già al prossimo anno. Conquista la fascia di Miss La Riviera. Sentiamo qualche numero. 9! Bene, direi che sulla ruota di Genova va bene. Signori, conquista la fascia di Miss La Riviera. Elena Dresti, la numero 9! Un bel applauso! Riva Ligure, facciamo sentire il calore! Elena Dresti!
un applauso a tutte, davvero un applauso bello a tutte. Ecco l'abbraccio, e qui per lei, tra le altre cose, un premio speciale, un set di make up firmato Annabelle e il laboratorio, la bioprofumeria di Imperia, che ha curato il trucco delle nostre concorrenti. Dunque davvero anche un altro bellissimo omaggio insieme a quello che forse è più bello, la fascia per questa semifinale di Miss La Riviera. Un bel applauso, signori, la numero 9, Elena Tresti. Bello, voglio sentire un applauso forte. 3, 2, 1. Complimenti Elena, complimenti ancora davvero a tutte le ragazze. Adesso qualche foto di rito come vuole la tradizione. Grazie di cuore al pubblico, signori, oggi è Ferragosto, tra poco terminerà, ma l'estate è ancora qui, pronta e tutta da vivere a Riva Ligure. Grazie di cuore e un saluto ancora particolare all'amico Andrea Piccioni. Radio 103 vi aspetta con Main Tour, con turista protagonista, perché adesso partiremo per una tappa in Basilicata, ma insomma il nostro tour sta continuando, e media parte del tour abbiamo la radio, Radio 103, che con le varie curiosità racconta dove siamo, dove saremo e che cosa è successo. Grazie signori, con le strette di mano e gli abbracci, i baci qui sul palco, vi salutiamo e vi diamo appuntamento tutte le sere, sempre qui a Riva Ligure, per una serata speciale insieme. Grazie, buonanotte da Gianni Rossi, ciao!